Terzo tavolo, il tavolo delle infrastrutture, sono emersi dei temi importanti, sono emerse tante priorità per questo territorio, saranno poi oggetto ovviamente di un documento finale riassuntivo di quelle che sono effettivamente tutte le esigenze emerse durante il tavolo di questa mattina, tante esigenze ovviamente sul tema delle infrastrutture, una fotografia su quello che è lo stato dell'arte, quindi quello che è già stato fatto e quello che è cantierizzabile o già cantierizzato da fare nel prossimo futuro. Un focus anche sul dissesto idrogeologico, che per noi è un tema assolutamente importante. Su questo però ricordo che Regione Lombardia ha già investito veramente molte risorse, più di 5 milioni di euro, proprio per andare a mitigare quelli che sono gli effetti di questo fenomeno che da noi è molto sentito e particolarmente importante.